L'unica soluzione percorribile è un intervento straordinario dello Stato che non sottragga alla Regione Calabria i poteri di organizzazione e coordinamento, ma imponga, attraverso un piano straordinario, la verifica e la determinazione certa del debito e il conseguente azzeramento di tutte le pendenze pregresse. Lo ha detto il presidente facente funzione della Giunta regionale Nino Spirlì nel suo intervento in Consiglio regionale. In tale direzione, nei giorni scorsi, ho inviato una richiesta accorata al presidente Draghi, in quanto convinto che senza l'azzeramento del debito sanitario questa regione non potrà mai ambire ad offrire ai propri cittadini il sacrosanto diritto alla salute. Ho ribadito che la nostra regione parte da una situazione di svantaggio, nota da più di un secolo, a cui lo Stato dovrebbe una volta per tutte porre rimedio. In un tempo in cui per salvare il nostro Paese da una pesante crisi sono stati messi da parte i più estremi egoismi identitari, non può esservi occasione migliore per porre rimedio alle ingiustizie e ridare la dignità che meritano i cittadini calabresi. Ho accettato perché sono legato alla Calabria e perché ho sentito di compiere questo sforzo per il popolo calabrese. Non ho altri interessi, men che mai economici, sono pensionato, mia moglie è funzionario di polizia, non abbiamo figli. Ha esordito così il commissario ad acta della sanità calabrese Guido Longo nel suo intervento al Consiglio regionale odierno, dedicato al dibattito sulla sanità in Calabria alla luce delle problematiche determinate dall'emergenza Covid-19. Longo ha illustrato la situazione del settore, rilevando di aver trovato una sanità ovviamente in situazione precaria sotto l'aspetto gestionale e funzionale. Le prestazioni sanitarie sono quelle che sono, purtroppo siamo abbondantemente al di sotto dei LEA. Abbiamo due aziende sciolte per mafia, in una ho potuto nominare un commissario, nell'altra permane lo scioglimento e finirà a ottobre, ha detto ancora Longo. Sono 185 i nuovi positivi al Covid in Calabria per effetto del fine settimana, quando vengono effettuati meno tamponi. Infatti ne sono stati eseguiti solo 2068. Il tasso tamponi positivi si attesta all'8,94%. Quasi tutti i contagi nelle ultime 24 ore sono in provincia di Reggio Calabria, 142, mentre nel Cosentino sono 11, nel Catanzarese 16, nel Vibonese 1. Ci sono anche 15 migranti che fanno parte del gruppo sbarcato domenica a Roccella Ionica. Tre i nuovi decessi con le vittime che da inizio pandemia arrivano a 987. Ancora in rialzo i ricoverati in area medica con 11 nuovi ingressi, 482, mentre sono stabili a 46 quelli in terapia intensiva. Presidente della Regione Spirlì, nell'ambito delle misure di contrasto al Covid, ha firmato l'ordinanza numero 29, che dispone l'istituzione di zona rossa nel comune di Rocca Imperiale, Alto Ionio in provincia di Cosenza, e proroga la stessa misura nei territori di Cutro in provincia di Crotone, Acri e San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Resta ferma la possibilità per i comuni di intervenire, stabilisce inoltre l'ordinanza, con l'adozione di ulteriori provvedimenti in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza correlato al rischio da fronteggiare. La seconda giornata del Vax Day calabrese si è chiusa con 15.530 nuove somministrazioni anti-Covid, una cifra ragguardevole che si somma alle 19.000 vaccinazioni di sabato. Il totale fa 34.500 persone in più protette dal coronavirus in soli 2 giorni. Al centro vaccinale allestito all'ente fiera del quartiere Lido di Catanzaro, tra i migliori hub in Calabria, abbiamo incontrato il sindaco del capoluogo di regione, Sergio Abramo. Siamo orgogliosi per questa organizzazione, devo ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, tutti i medici che hanno dato questa disponibilità, medici in pensione che oggi ho visto qui per la prima volta, però veramente una bella organizzazione, delle risposte concrete e soprattutto mi piacerebbe che ogni tanto si parlasse bene anche della Calabria, perché questi sono degli esempi che dovrebbero essere, come dire, riportati anche a livello nazionale. Quindi invito la 7, che fa sempre trasmissioni giustamente contro le cose che non funzionano in Calabria, però la invito perché
perché ogni tanto bisognerebbe rappresentare anche le cose che funzionano. Il centro vaccinale dell'ente Fiera di Catanzaro è il fiore all'occhiello della Calabria. Stiamo lavorando anche sugli altri hub per raggiungere questo livello di organizzazione. A dirlo è Fortunato Varone, direttore generale della Protezione Civile della Regione Calabria. Sì, sicuramente bisogna lavorare in sinergia perché soltanto con il lavoro di squadra si può vincere. Noi da quando siamo entrati in gioco sulla costituzione degli hub, che ricordo era soltanto fine marzo, abbiamo lavorato sull'hub di Catanzaro, che a breve raddoppieremo come linee, come numero di utenti che potranno lavorare qui, ma la stessa cosa la faremo su Siderno, su Corigliano Rossano, su Ciro Marina, quindi un grosso impegno, però chiaramente il risultato è un risultato di squadra, perché se non si lavora tutti insieme e non si coinvolgono i cittadini in questa attività, poi alla fine i risultati non si raggiungono. Invito i cittadini a prenotarsi, perché la prenotazione è necessaria per poter avere delle giornate ordinate. Se voi vedete pure qui Catanzaro, non ci sono state file di attesa, non ci sono stati disagi, e soprattutto diamo la possibilità ai medici, agli infermieri e agli OSS di potersi programmare il loro lavoro, perché è necessario dedicare il tempo giusto ad ogni persona per poter fare una corretta anamnesi e una corretta valutazione. La totale assenza di autorevolezza istituzionale, accompagnata da una buona dose di improvvisazione e pericoloso dilettantismo, ha consegnato la Calabria al regime dei commissari che governano spesso male al posto dei calabresi. Generali, prefetti, burocrati, ministeriali, tutti rigorosamente in pensione, imperversano nella sanità pubblica, nelle società in-house della regione, nella gestione di porti ed aeroporti. Tutto ciò non avviene da oggi, avviene da anni, anche se questo governo regionale, miracolato dalla Covid con la sua inadeguatezza, ha aggravato la situazione. Questo è il duro attacco contro l'esecutivo regionale arrivato da Domenico Tallini, ex presidente del Consiglio regionale ed esponente di Forza Italia. Non si può inquadrare bene, dice Tallini, la drammatica situazione della sanità in Calabria, se non si tiene conto di questo desolante quadro generale. La durissima presa di posizione di Tallini ha spinto subito il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, a precisare che in merito alla sanità calabrese il consigliere regionale Domenico Tallini parla a titolo personale e non rispecchia le posizioni di Forza Italia Calabria. «Non era nelle mie intenzioni interpretare la linea del partito», ha detto Tallini. Ho voluto solo invitare il centrodestra calabrese, da Forza Italia alla Lega, Fratelli d'Italia, ad assumere iniziative politiche che evitino la dispersione di quel grande patrimonio politico ideale lasciatoci da Iole Santelli, ha concluso Tallini. Oggi tutto nel sistema e non sfugge nulla, lo ha affermato il presidente facente funzione della giunta regionale Nino Spirlì nel corso del suo intervento al Consiglio regionale sulla sanità, con riferimento all'andamento della campagna vaccinale in Calabria. La campagna vaccinale, ha spiegato Spirlì, è stata timida nelle prime settimane, confusa in quella successiva, perché molto spesso, quando all'orizzonte ci sono le elezioni, la regia cambia e ci sono attori che pensano di poter indossare il ruolo da protagonista delle elezioni e non di ben altro e più importante progetto. Abbiamo un grande aiuto da molti sindaci che si coordinano con la struttura regionale al fianco del commissario Longo. Dalle 2.500 somministrazioni al giorno siamo arrivati ai 12.000 di venerdì, ai 19.000 di sabato e 15.000 di domenica. Oggi, solo attraverso la piattaforma, si può continuare a vaccinare. Oggi è tutto nel sistema e non sfugge nulla. Secondo Spirlì, i Vaxiday a questo punto possono essere ripetuti tutti i giorni della settimana. Sit-in di protesta lunedì a Catanzaro dai professionisti del settore matrimoni ed eventi privati. Circa 150 operatori della filiera del wedding in Calabria hanno dato vita ad un flash mob per denunciare la grave crisi del settore a causa delle chiusure e delle restrizioni dovute all'emergenza Covid e per chiedere la riapertura in sicurezza delle attività. Il governo, ha detto Emanuele Spagnolo, capodelegazione di Federmep Calabria, ha indicato date per la riapertura per ogni tipo di attività, ma non per i matrimoni e gli eventi privati. Una decisione incomprensibile che rischia di bruciare anche la stagione estiva dopo 14 mesi di inattività. Il nostro settore è l'unico escluso ed è grave perché nel nostro settore rientrano ben 30 figure professionali.
Abbiamo deciso di aderire anche noi in Calabria alla manifestazione nazionale che partirà da Roma e avrà collegamento in altre 12 regioni italiane. Al seguito dell'ultimo decreto in cui il settore dei matrimoni è stato completamente ignorato. Infatti se in altri settori sono state date delle date per una ripartenza e anche dei protocolli per una ripartenza sicura, per il settore del wedding, che conta circa 30 professioni diverse, un indotto di 60 miliardi l'anno, non è stata data alcuna indicazione in questo momento. Per le location è una situazione devastante, assolutamente. Noi siamo fermi da ottobre, quindi siamo totalmente chiusi. Tra l'altro le strutture chiuse significano anche messe, sai, questa notte abbiamo subito purtroppo un atto di vandalismo, quindi ci hanno rubato delle attrezzature all'interno della struttura, quindi anche avere una struttura totalmente chiusa da ottobre viene messa a soqquadro da delinquenti. Non siamo stati citati assolutamente nella filiera generale. Questo è assurdo perché noi siamo organizzatori di eventi. Le categorie sono tantissime, partiamo dalle ville che organizzano solo grandi eventi, quindi molto penalizzate, i ristoranti che fanno anche grandi eventi, i fotografi, i musicisti, i videografi. Tutti quanti noi oggi nella giornata di questa manifestazione siamo penalizzati al massimo. Siamo una struttura portante del paese, perché se non si crea una famiglia non si crea un'economia, per cui oltre alle nostre famiglie ci sono gli interessi delle famiglie degli altri. Un settore che non è stato praticamente toccato dai decreti e da tutto il resto, quindi vorremmo capire come diciamo, organizzarci con gli sposi, ma anche con i festeggiati. Noi non ci occupiamo solamente di matrimoni, ma anche di organizzazione eventi. A noi intanto vogliamo sensibilizzare tutta la categoria dei musicisti, ma il governo, gli sposi stessi, che siamo degli intrattenitori e possiamo modificare, diciamo, il nostro operato in questi anni, vista la situazione ovviamente della pandemia. E diciamo metterci nelle condizioni di poter lavorare, quindi regolamentando il nostro settore, in modo tale da poter noi anche rispettare le regole, pur severe, ma almeno metterci nelle condizioni di poter lavorare. È necessario mantenere costante il nostro rapporto, dobbiamo lavorare in sinergia per creare le condizioni operative affinché la ZES Calabria possa essere riempita di contenuto ed essere reale strumento a sostegno dello sviluppo delle nostre regioni del Mezzogiorno. Lo ha detto il sottosegretario per il Sud della coesione territoriale Dalila Nesci, che ha visitato l'autorità portuale di Gioia Tauro. Accolta dal commissario straordinario dell'ente Andrea Agostinelli, Nesci ha potuto verificare i recenti traguardi dello scalo calabrese e fare il punto sullo stato dell'arte della zona economica speciale della Calabria, di cui il porto è il fulcro. Ho appena firmato l'intesa con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini per la nomina dell'ammiraglio Andrea Agostinelli a presidente dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio. E quanto afferma il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì: auguro buon lavoro all'ammiraglio Agostinelli, nella certezza, prosegue, che anche nel prossimo futuro saprà tenere salda la barra e proseguire la rotta tracciata in questi ultimi anni, contrassegnati dalla costante crescita dell'infrastruttura più importante della Calabria e del Mezzogiorno. L'ex commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, è indagato dalla Procura di Cosenza per rivelazione di utilizzazione di segreti di ufficio. Zuccatelli avrebbe inviato un messaggio WhatsApp al presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, che non risulta indagato, contenente l'audio di una conversazione tra un medico del 118 e un responsabile di Villa Torano, la residenza sanitaria del Cosentino che l'anno scorso fu al centro di un focolaio pandemico. Nell'audio si parlerebbe di un intervento di soccorso effettuato dal 118 per un anziano degente. I magistrati ipotizzano una violazione dei doveri d'ufficio per Zuccatelli, già al centro di polemiche in passato per alcune sue dichiarazioni sulla valenza dell'utilizzo delle mascherine.
Un ragazzo di 18 anni è caduto dalla scala antincendio dell'istituto alberghiero Voitila di Castrovillari facendo un volo di oltre 5 metri. Soccorso immediatamente dal personale della scuola, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Annunziate di Cosenza. Il ragazzo ha riportato una lesione alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio hanno avviato le indagini carabinieri della compagnia di Castrovillari. Secondo quanto si è appreso, il 18enne che seguiva le lezioni in presenza avrebbe chiesto di poter uscire dall'aula e una volta raggiunta la scala antincendio sarebbe caduto nel vuoto. I carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato intervenuti sul posto hanno ascoltato il personale scolastico, i compagni e gli amici del ragazzo per capire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. Nicola Paldino è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati. La fiducia è stata espressa nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci, riunitasi nel centro direzionale di Rende. A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, anche questa assemblea si è svolta senza la presenza fisica dei soci, rappresentati dal notaio Riccardo Scornaienghi, nella veste di rappresentante designato, che ha ricevuto 1.724 deleghe, pari al 31% della base sociale. I soci hanno potuto seguire i lavori in diretta streaming e tutti i punti e l'ordine del giorno sono stati approvati all'unanimità. Speriamo che sia davvero l'ultima assemblea che facciamo in queste modalità inusuali, che non ci consentono di vivere appieno il senso della cooperativa di credito a cui siamo abituati da decenni. La BCC Mediocrati, che è la maggiore banca calabrese oggi operante, anche in questo periodo di pandemia non ha deluso le aspettative dei soci e delle imprese operanti sul territorio. Ha erogato 3.000 mutui nel 2020, gran parte garantiti da MCC, quindi dallo Stato. Ha sospeso anche tantissimi mutui per 104 milioni di euro, ha sostenuto le famiglie e i piccoli imprenditori che hanno subito gravi perdite da questa pandemia, per cui la banca ha dato sostegno e vicinanza alle attività produttive che hanno avuto una delle defaillance importanti in questo anno pandemico. Il Catanzaro colpisce ancora, momento stratosferico della squadra di Antonio Calabro che demolisce qualunque avversaria trovi di fronte in questa ultima fase del campionato. Quarta vittoria consecutiva, la più importante in quanto consegna il secondo posto, dal quale il Catanzaro scalza l'Avellino che si inceppa ancora, bloccato al Partenio Lombardi dal Teramo sul nulla di fatto. La squadra giallo-rossa calabrese vola a 67 punti in compagnia degli Irpini, ma in vantaggio negli scontri diretti, dunque è seconda in classifica. L'entusiasmo incontenibile ed irrefrenabile nel gruppo calabrese che conclude una settimana indimenticabile violando prima Castellammare di Stabia e poi Viterbo, il tutto in 4 giorni. Anche a Viterbo, identico leitmotiv delle ultime uscite, Catanzaro che osserva, fa sfuriare gli avversari, poi nella ripresa colpisce al loro primo errore in maniera cinica, chirurgica e letale. Alla Rocchi, primo tempo in equilibrio, si avvicina alla rete in 3 occasioni, ma Di Gennaro si salva. Dall'altra parte un palo per la formazione di Calabro. In avvio di ripresa la viterbese fallisce ancora un altro gol semplice, cosicché il Catanzaro colpisce con l'implacabile Alessio Di Massimo al 52esimo con un tiro cross beffardo per il portiere locale che osserva la sfera insaccarsi sul secondo palo. La viterbese sbaglia un altro paio di circostanze molto favorevoli mostrandosi distratta e poco cattiva sotto porta e le aquile calabresi ne sanno approfittare al 71esimo ancora con Di Massimo, il quale riesce con un semplice tocco sotto porta ad insaccare con la complicità dell'imbarazzante difesa laziale, portiere compreso, e chiude la pratica firmando la rete dello 0-2. Di Gennaro è supera almeno in altre 2 occasioni e mantiene la porta inviolata. Il Catanzaro porta a casa 3 punti che fanno letteralmente esplodere la tifoseria che solo il Covid riesce momentaneamente a contenere e che già intravede la grossa occasione di giocarsi playoff da secondo in classifica. Domenica sera, ultima di campionato, arriva un Monopoli già salvo che non può più ambire ai playoff. La Vibonese perde 1-0 a Bisceglie ma può festeggiare la salvezza. La squadra di Giorgio Roselli a 90 dal termine della stagione, infatti, è ormai irraggiungibile dagli stessi pugliesi e dalla Paganese.
Intanto retrocede matematicamente la Cavese, la cui classifica era già letteralmente critica, se non disperata. Per la cronaca, la gara di Bisceglie è stata decisa da una rete di Mansur al 20°, espulso pugliese nel finale di gara. La salvezza di Rossoblù rappresenta una grande gioia. Mantenere per un altro anno la categoria è un risultato sportivo prestigioso per l'intera città di Vibo Valentia, che conserva il suo posto nella terza serie calcistica nazionale. Operazione riuscita dunque per Giorgio Roselli, ma i meriti vanno ascritti anche al predecessore Angelo Galfano. Domenica, ultimo atto della stagione, a Luigi Razza arriverà la Turris, anch'essa già tranquilla e salva, pertanto sarà probabilmente soltanto una vetrina per qualche giovane che ha trovato poco spazio durante la stagione.